I percorsi pedagogico-didattici hanno lavorato su tre aree in stretta sinergia: quella delle autonomie, quella della socializzazione e quella degli apprendimenti, di modo che ogni apprendimento fosse finalizzato a far acquisire autonomie e competenze di socializzazione, che le autonomie producessero apprendimenti e socializzazione e la socializzazione fosse occasione per gli apprendimenti e le autonomie. Imparare a leggere e a scrivere. Ma a quale scopo? Imparare a leggere e a scrivere, ad esempio, per ricordare una ricetta. Imparare a cucinare per poter invitare gli amici a cena. Percorsi che insieme alle capacità logiche stimolano l'intelligenza emozionale. Un successo che ha trovato risorse ed energie nella qualità della vita, nell'emozione di conoscere e nel desiderio di esistere.